Torino batte Avellino, partita al posticipo Rai Sport sulla domenica. Presidente, bella gente e che bella vittoria, sono due consecutive, senza poeta. Bravo, sono ancora emozionato perché è ancora una vittoria di gruppo della squadra. Partivamo con un'assenza importante e contro una squadra importante del campionato e abbiamo vinto con merito. È veramente emozionante, è un bello auspicio per il giorno di ritorno. Era la gara più difficile, penso, del giorno di ritorno questa, perché in casa contro una squadra forte. Adesso possiamo pensare seriamente di arrivare ai playoff, sono alla nostra portata e ci crediamo. Con un pubblico straordinario che ci ha sostenuto, penso di farcela. E senza nessuna presunzione, con la massima umiltà possiamo dirlo sinceramente, la vittoria di Varese ha segnato un po' la svolta. Arrivare in condizioni di emergenza e vincere la trasferta è stato un bel segnale. Questa vittoria è il miglior auspicio per il giorno di ritorno, dove dovremo fare meglio perché vogliamo raggiungere i playoff, assolutamente. E allora chiudiamo con un saluto agli amici di Basket TV e un Forza Torino. Grazie a voi tutti, grazie, ci seguite veramente con passione e competenza. Forza Torino. Poeta, una vittoria importantissima, 84-79 contro un Avellino secondo in classifica. Una grandissima vittoria, ce lo meritiamo, abbiamo lavorato duro. Stiamo lavorando duro e i frutti li stiamo incominciando a raccogliere. Direi che Torino con le grandi riesce a giocare quasi sempre alla pari. Ma io penso che abbiamo giocato con quasi tutte le squadre alla pari quest'anno, forse escluso un paio di partite, ce la siamo giocato con tutti. È la nostra forza, è un gruppo competitivo che vuol far bene, che sta bene insieme. Speriamo di fare un gran giro di ritorno. Valerio, partita perfetta, tre bombe nei momenti importanti, rimbalzi e tutta la squadra ha giocato veramente bene stasera. Sì, è quello che chiede l'allenatore, di entrare e cercare di fare un po' la differenza. Non è mai facile, però mi sto abituando. Abbiamo fatto una grande prova di gruppo, quindi al di là del mio 3 su 3 da 3 è stata una partita tostissima e sono fiero di tutta la squadra. Alice Quarta della Fixi Piramis Torino, la parte femminile, la parte rosa della pallacanestro torinese, oggi presente al match stupendo appena andato in corsa tra Torino e Avellino. Abbiamo vinto. Alice, cosa ci puoi dire di bello di questa partita? È stata una bellissima partita, tirata, in controllo secondo me sin dal primo minuto dal Fiat Torino. E sono stati bravi a portare il trend positivo di Varese anche in casa, una vittoria importante, hanno anche ribaltato la differenza canestri, quindi complimenti a loro davvero. Finisce Torino-Avellino, vince Torino 84-79, abbiamo il piacere di chiedere un'opinione a Sandro De Paul, qui in veste di commentatore Rai. Che partita hai visto? E ti chiediamo un commento imparziale sulle due squadre e magari anche un focus tuo, una tua opinione sulla nostra Torino. Beh, è stata una partita che è cominciata un attimo lenta, poi si è accelerata alla fine del primo quarto, più o meno il copione è uguale nel secondo quarto, lento, poi improvviso accelerata, e ha riservato dei bei colpi fino alla fine della partita. Penso che sicuramente Vitucci ha lavorato molto sulla difesa, sa che la difesa era uno dei punti deboli della sua squadra e si è visto, non hanno permesso ad Avellino, che è una squadra invece che ha ottima difesa e un buon equilibrio anche con l'attacco, di realizzare proprio piano partita. Hanno subito un po' indubbiamente i lunghi di Avellino dentro l'area, ma non più di tanto. Torino, che ha disputato un'ottima partita con Wright, con White, che è sempre il solito, se vogliamo, White. A me è piaciuto moltissimo Mazzola, che è stato fondamentale soprattutto nel colpire da fuori i lunghi di Avellino, che invece sono giocatori prettamente interni, e anche a rimbalzo si è fatto sentire catturando sei rimbalzi. L'impressione che ho di Torino è una squadra che non era ancora perfettamente amalgamata in queste ultime settimane del girone d'andata, ma che nel girone di ritorno crescerà indubbiamente, e
dovesse arrivare ai playoff, non vorrei essere nella squadra che si trova di fronte.